Do you have an atlas? Any fresh on the building? You already know what the fuck is going on. Siamo qui con un nuovo fucking video. Oggi, ladies and gentlemen, sai no, andremo a parlare dei rapper che hanno commesso i peggiori reati di film. C'è veramente una lista infinita che potevo fare un video di 10 ore, ma ho deciso di prendere, you know, le storie più wow, più hype. Prima di iniziare vi invito a seguirmi su Instagram, tulinetta bassa many2fresh, eppure su TikTok, manysofresh. Io direi di non perdere ulteriore tempo e iniziamo subito con il fucking video. TK47, goddamn, questo nome mi suona veramente familiare. Mi facevo 1200 al giorno, voglio il cash e le puttane. Scherzi a parte, TK47 è attualmente in prigione, questo tutti quanti lo sappiamo, con una pena da scontare di 55 anni. 1, 2, 3, 4. Goddamn, sono veramente tanti. Per l'uccisione di un 21enne. Se non lo sai, entrambi i suoi genitori erano gang members. Sua madre era una creep e suo padre comunque ha passato molto tempo in carcere. Nel 2015 TK47 era coinvolto in un altro omicidio e la vittima purtroppo era una ragazza. Questa ragazza si chiamava Sara. Solamente che è stato assolto da quella causa, siccome ad uccidere appunto la ragazza è stato il suo amico, TK invece si trovava nella stessa auto dove appunto è successo il reato. L'amico di TK si dichiarò colpevole, ora sta scontando 44 anni in carcere. Ahimè, lui la luce del sole non la vedrà più, i film. TK invece si sta facendo, goddamn, tanti anni dentro perché è stato arrestato per una home invasion. Praticamente la home invasion è quando tu entri nella casa di qualcun altro e lo derubi. Lui e la sua gang hanno deciso di fare questa home invasion ad un pusher per rubargli soldi, droga, gioielli e quant'altro. Ovviamente la home invasion è finita male perché era sospettato, perché questo ragazzo è morto, ma non si capiva bene se era lui ad ucciderlo oppure è stato il suo compare, in film. È stato sospettato e gli hanno messo la cavigliera, in americano si dice house arrest, praticamente quando appunto non puoi allontanarti da una determinata zona che è casa tua solitamente. Mentre TK47 appunto l'hanno messo ai domiciliari, che cosa ha fatto? Ha avuto la bellissima idea di rompersi la cavigliera e, diciamo, fare the race scappando da stato a stato. Subito dopo che ha tolto la cavigliera è corso diritto a New Jersey. Aveva business da fare, i film, ha dovuto registrare il suo video musicale The Race, tutti quanti lo conosciamo, una hit delle hit, quello è un pezzo di storia della trap shit, i film. E mentre stava scappando, si dice che TK47 abbia ucciso un altro ragazzo di 23 anni e voleva derubargli la sua attrezzatura da video. Quindi adesso, facendo due calcoli, io penso che ha fatto questa azione per girare un altro video musicale. Quanto cazzo sei savage? Sono cose da non fare, appunto io lo faccio a scopo informativo, però what the fuck, man? Che cazzo di storia c'ha TK47? Oltre a ciò, è stato riportato che ha aggredito un uomo di 55 anni, lasciandogli vari lividi sul corpo. Qui vi mostro le foto. Il giorno stesso che rilasciò il video musicale The Race, fu ingabbiato dalla polizia. Perché vi ricordo che appunto lui era in corsa libera, siccome si era staccato la cavigliera, e da lì la storia la sappiamo tutti quanti. 55 anni di prigione, what the fuck, man. Recentemente ha riportato che TK si pente di ciò che ha fatto, dice che era immaturo, che era un ragazzino, vorrebbe cambiare, però purtroppo una volta che hai fatto la cazzata non puoi più tornare indietro, gli film. Passiamo al prossimo trapper, stiamo parlando di Casanova. Non so se lo conoscete tutti quanti, però vi dico che ha affittato con 50 Cent, 6ix9ine, ed è pure stato coinvolto in un grande beef. Casanova, rapper di Brooklyn, è sempre stato coinvolto nella street life. Nel 2020 era ricercato dall'FBI, nel 2006 invece, ladies and gentlemen, Casanova fu arrestato e uscì nel 2014. Goddamn, si è fatto quanti anni? Contali tu per me, bro, comunque sono molti, pensando che Bobby Shmurda ne ha fatti 6. Nel 2018, watch out, vi ricordate che c'è stato un grande concerto al Barclays Stadium? C'è stata una sparatoria e in questa sparatoria erano coinvolti Tekashi 6ix9ine, nome ormai noto da tutti quanti, e Casanova. Praticamente quello shooting che abbiamo visto tutti quanti c'entrava questo signor Casanova. Ma la cosa che fa ridere, sapete qual è? Prima fanno il feat,
e poi si sparano. Doesn't make any sense to me, you film, what the fuck, bro? Il caso di Casanova attualmente è ancora in corso, appunto in prigione, ma non si sa se uscirà. We don't know, man. Passiamo al prossimo rapper. Stiamo parlando di Kodak Black, finally appena uscito dal carcere. Girano voci che non è il vero Kodak Black, ma sia un clone. I soliti bla bla dell'internet shit. Cresciuto in Florida nel 2015, ha origine haitiane, fu arrestato nel 2015 per una robbery e possesso di cannabis. E nel 2016, non è che ha imparato la lezione, è stato arrestato nuovamente per possesso di armi e cannabis. Il mese dopo, non è che ha imparato la lezione, mentre non è che si gode i Rex, è ritornato in carcere il signor Kodak Black. Però questa volta è stato dentro per una fucking robbery. Si è dovuto ben scontare 4 mesi, gli è andata bene. Purtroppo Kodak è pure stato accusato di aver malmenato una povera ragazza. Ne è subito uscito, siccome appunto ha pagato la cauzione di noi in America, se Big Rex, Money Talk, Bullshit Walk. E Kodak Black appunto avrebbe dovuto scontarsi 10 anni, ma grazie, solo lui sa chi è free. Il prossimo trapper invece è YNW Melly. La sua storia è molto strana, è un po' del tipo what the fuck, bro? YNW Melly, rapper della Florida, cresciuto da sua madre che lo ha avuto a 14 anni. Wow, bro. Sua madre l'ha partorita ad un'età molto 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 giovane, 14 anni, penso un po'. A 15 anni YNW Melly faceva già parte dei Blood. Su! Conosciuto per la sua hit Murder on My Mind, sarebbe dovuto diventare il next up. Al giorno d'oggi è già comunque un cantante affermato. Fin quando non è stato accusato di doppio omicidio. Ma non è che ha ucciso dei nemici. Si dice che ha ucciso i suoi 2 migliori amici. What the fuck, bro? E la vicenda sarebbe che lui addirittura ha trasportato i suoi best friends all'ospedale, fingendo che tutto ciò fosse un drive-by. Appunto, nella sua hit più conosciuta, descrive un po' ciò che è successo e le autorità stanno ancora indagando sulla situazione, ma purtroppo il nostro YNW Melly è in prigione. Che storia però, perché mai lui stesso avrebbe mai dovuto uccidere i suoi slime? Che fra l'altro anche loro si chiamavano YNW, siccome appunto facevano parte della stessa gang. Ora passiamo ad un noto artista, NBA Youngboy Never Broke Again. Eh sì, c'ho un nome grande quanto cazzo il vocabolario intero, you feel me? NBA proviene dalla Louisiana, cresciuto da sua nonna dopo che suo padre ha ricevuto una condanna di 50 anni. Lasciò la scuola a 14 anni. Nel 2016 NBA era ancora ragazzino, era minorenne, è stato accusato ed arrestato per un drive-by alla fine di un suo concerto. God damn, vedi che un po' vivono la vita dei film, ma in real life. Nel 2018 invece fu arrestato another one, un'altra volta per aver picchiato la sua ragazza fuori dall'hotel. Queste clip sono ormai su internet da qualche anno, adesso ve le mostro. E assurdo, girava anche voce che praticamente ha lasciato dormire la sua baby mama giù in reception mentre lui era su a scoparsi un'altra tot. What the fuck, bro? Comunque appunto, secondo me mettere le mani su una donna non è una bella cosa, però in America c'è ancora questa roba che vabbè, evitiamo di parlarne, you feel me? Nel 2019 non è rose e fiori per NBA. Fu arrestato nuovamente, coinvolto in una sparatoria con un altro trapper. Questo trapper è T-Grizzly. E in questa sparatoria non venne beccato appunto NBA, ma per sbaglio hanno beccato la sua ex ragazza. What the fuck, bro? Pensa un po', te sei in giro nel muro con la tua gang, la tua tipa mano per mano, ad una certa arriva un altro trapper famoso, pa 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 pa, sparatoria, e beccano la tua ragazza. Cazzo, io fra la mia ragazza la lascerei a casa e niente, non giro più con lei. Però evidentemente questi trapper, non so perché, non la pensano come sto pensando io adesso in film. Ma oltre ad essere stato ferito la sua ragazza, ci fu pure un innocente di 43 anni che morì. Pensa che te non c'entri un cazzo, cammini, pallottola vagante e ci rimani. NBA fu stato accusato di omicidio, ma si è solamente scontato, 3 mesi di carcere. L'ultimo trapper, ma non per importanza, è Da Baby. Allora, watch out, watch out, watch out. Da Baby, Da Baby, Da Baby, non so se lo sai, ma qualche anno fa ha commesso un omicidio. Diciamo che è stato giustificato e è andata così. Era a Walmart con la sua baby mamma e sua figlia e stavano facendo un po' di compre. Ad una certa si avvicinano due ragazzi afroamericani, uno aveva 19 anni, gli punta la pistola, Da Baby non ci sta, che cosa fa? Tira fuori la sua cioppa, pa pa, shottata all'istante. Le telecamere erano presenti
e non ha fatto neanche 30 minuti di carcere perché era self-defense. Do you have an atlas? Ladies and gentlemen, siamo giunti alla fine di questo video. Se vi è piaciuto lasciate un bel mi piace, se non vi è piaciuto a me non me ne fotto un cazzo. Vi ricordo ancora di seguirmi su Instagram, tulinettapass Manny2Fresh, eppure su TikTok MannySoFresh. Prima di chiudere il video vi ricordo una cosa molto molto importante. To the top never stop, haters gonna hate, winners gonna win, e bitches gonna suck my dick. So woo!